E questa mattina andiamo a Lecce a visitare virtualmente il monastero delle monache benedettine di clausura per conoscere lo strumento che utilizzano per allargare il cuore e illuminare la mente di chi l'ascolta. Vi presentiamo Radio Orantes e diamo il benvenuto a Simone Stifani, giornalista e speaker radiofonico. Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Paola, buongiorno Leonardo. Allora, grazie per essere con noi quest'oggi. Innanzitutto, dove e come possiamo ascoltare Radio Orantes? Allora, Radio Orantes è una radio locale che nasce a Lecce e trasmette innanzitutto in FM, la frequenza 96.700, Lecce provincia. Però occorre anche dire che da 2 anni, grazie alla mia proposta e all'accoglienza di questa proposta da parte delle monache benedettine di Lecce, è possibile anche ascoltare le nostre trasmissioni su Spotify e le altre piattaforme più diffuse, digitando Benedettine di Lecce Radio Orantes. È chiaro che questa scelta è stata fatta perché si è tenuto conto un po' dei cambiamenti posti in essere anche nel vasto areopago un po' della comunicazione umana, sociale e anche ecclesiale, così quelle trasmissioni che per tanti anni, quasi 40 anni, sono andate in onda a Lecce provincia, adesso possono essere ascoltate in Italia e forse anche nel mondo. Se è vero quello che dicevano i latini, nome nomen, ecco, Radio Orantes ha appunto nel nome stesso la sua mission. Allora, in un panorama radiofonico fatto di musica, notizie, approfondimenti, Radio Orantes vuole anche, come dire, aprire un'altra pagina. Raccontaci tu allora, Simone, qual è? Sì, in realtà già nel 1985, quando la radio è nata, c'era questo desiderio da parte delle monache benedettine, cioè quello sì di trasmettere soprattutto la preghiera monastica, l'Opus Dei, che ha il suo culmine nella celebrazione eucaristica, con tutti coloro che desideravano unirsi al monastero dalle loro case, dagli ospedali, anche dalle carceri. In realtà poi col passare del tempo il palinsesto un po' si è arricchito con l'offerta di nuovi programmi che tendevano e tendono ancora oggi a qualche modo a porre in essere la condivisione di una ricchezza dell'esperienza monastica con tutti coloro che guardano proprio con passione, con amore a questa realtà e anche a coloro che sono alla ricerca di senso della vita. Credo che utilizzare la radio in questo contesto, un po' come dicevi tu anche Leonardo, significa un po' andare incontro all'uomo, alla donna di oggi, facendo emergere un po' ciò che è presente nella loro vita, nella loro interiorità, raggiungerli nella loro solitudine e loro perché, certo, senza la pretesa di dare risposte ultime, definitive un po' alle loro domande. Però ecco, la radio, e voi lo sapete bene, è una compagna di viaggio sì. Che offre parole che nascono evidentemente da una parola alta e altra, che è quella di Dio. Stiamo vedendo mentre tu stai parlando delle immagini che ti ritraggono al lavoro, all'opera, mentre appunto conduci diversi appuntamenti radiofonici. E allora raccontaci qual è il palinsesto di Radio Orantes, quali sono gli appuntamenti clou del vostro palinsesto? Sì, noi abbiamo oltre alla preghiera monastica, come vi dicevo, che è ovviamente fissa e obbligatoria, abbiamo anche diverse opportunità di riflessione che offriamo ai nostri ascoltatori. Sono diverse rubriche che vanno in onda ogni giorno alle ore 16. Abbiamo la rubrica ecumenica ed interreligiosa con l'ascolto di fratelli cristiani ortodossi della Chiesa della Riforma, ma anche abbiamo l'opportunità di condividere con chi ci ascolta la ricchezza di un patrimonio che va oltre l'appartenenza confessionale appunto della religione cristiana. E quindi ascoltiamo l'esperienza e la sapienza che proviene dai nostri fratelli e sorelle ebrei, musulmani, buddisti, induisti. Credo ci siano anche altre rubriche che possono interessare anche i nostri ascoltatori, per esempio la rubrica dedicata proprio alla sapienza monastica, in cui ci si sforza di far conoscere il patrimonio di padri e madri del monachesimo antico ma anche contemporaneo. Ecco, un po' questa rubrica vuole
accanto al Vangelo, dare senso e offrire appunto una sapienza alta e altra che possa illuminare la vita di coloro che ci ascoltano, possa tracciare un po' una direzione per farci andare tutti verso l'unica meta che credo soprattutto oggi sia proprio quella della pace, del dialogo e dell'unità. Simone, penso sia significativo il fatto che l'esperienza di questa radio avvenga nell'alveo un po' dell'esperienza delle monache benedettine. Ecco, sappiamo dalla storia che diciamo, c'è una componente anche di clausura da questo punto di vista, però poi ovviamente con il concilio, con tutte le varie rivoluzioni, chiamiamole anche così, che ci sono state nel corso degli anni, anche chi era in clausura ha deciso di aprirsi al mondo. Allora, voglio chiederti qual è il contributo che le monache benedettine danno alla radio, questo strumento di diffusione davvero straordinario, e poi anche come le hai conosciute, come ti sei avvicinato al mondo del giornalismo e della radio in generale. Allora, sicuramente chi ascolta magari potrebbe porsi proprio questa domanda. Possibile che monachesimo benedettino, quindi l'esperienza della clausura, anche se come dicevi tu, dopo il concilio è stata un po' mitigata, si è sviluppato un modo nuovo di vivere la stabilitas, se la stabilità possa conciliarsi un po' con questa apertura al mondo tramite proprio i mezzi di comunicazione. Ecco, io credo che non ci sia assolutamente un rapporto antitetico tra i due mondi, ma al contrario credo che il monachesimo sia proprio, abbia proprio questa vocazione, cioè quella di partire dalla propria dimensione contemplativa per poter giungere poi agli uomini e alle donne del nostro tempo. Perché in fondo che cos'è la contemplazione se non l'assunzione dello stesso sguardo di Dio sul mondo, sulla storia, sugli altri e su noi stessi? A me fa piacere, se mi permettete, citare una espressione che mi colpisce tanto di Karl Barth. Colui diceva che il cristiano deve andare in giro per le strade del mondo avendo su una mano la Bibbia e sull'altra il giornale, ecco, in modo tale che il mondo possa essere presente al cristiano, quindi alla comunità monastica, ma con la luce evidentemente della parola che lo illumina. E San Benedetto in fondo lo dice anche nella regola che il monaco deve avere un cuore largo, un cuore dilatato dall'amore di Dio e un cuore dilatato non può che raggiungere tutti e tutte al di là delle proprie appartenenze confessionali, ma anche delle proprie convinzioni che tante volte invece noi avversiamo. Ecco, come ho conosciuto il monastero qualche anno fa, io già frequentavo in qualche modo la preghiera monastica nelle diverse occasioni, qualche celebrazione che nella chiesa del monastero si celebrava. Poi a un certo punto era un periodo in cui dovevo lavorare anche alla tesi di laurea in magistrale in scienze religiose e parlando e ecco, dialogando un po' con Madre Benedetta, che è l'abbadessa del monastero, mi chiede il motivo, il tema ecco, su cui io volevo concentrarmi. Ecco. E allora, poi da lì, scegliendo il tema delle Madri del Deserto, è iniziata questa frequentazione, che poi è divenuta relazione fraterna, condivisione spirituale, ecco, amicizia che poi si è trasformata appunto anche in un rapporto di lavoro anche a livello della comunicazione e del giornalismo. La passione del giornalismo non nasce, devo dire, con la radio, ma è un po' più antica, diciamo così. Infatti, io non nasco come un giornalista radiofonico, ma la mia esperienza nella comunicazione nasce grazie alla collaborazione con l'Ora del Salento, che era l'allora settimanale diocesano appunto della nostra chiesa di Lecce. In quegli anni, sotto appunto anche l'episcopato di Monsignor D'Ambrosio, ho proprio iniziato a comprendere che la mia passione era proprio quella di condividere delle storie, prima in modalità scritta, ora anche attraverso la radio. Allora, Simone, ci hai regalato questa bellissima testimonianza. Non solo, ti abbiamo chiesto di registrare un messaggio, un video, un saluto di Suor Luciana, che è responsabile di Radio Orantes ed è proprio del Monastero delle Monache Benedettine di Lecce. Ascoltiamolo insieme. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, con molta gioia e con commozione
anche a nome del monastero e della nostra piccola emittente Radio Orantes, auguro a tutti voi un inizio di settimana santa, la sequela di Gesù mite, umile, dono di pace per tutti. Con commozione anche augurando a tutti voi che la vostra casa e la grande casa che è la Chiesa e il mondo siano pieni del profumo di nardo, quel profumo della tenerezza e dell'amore del quale abbiamo tutti estremo bisogno. Saranno momenti nei quali il nostro cuore sarà vicino anche a tutti voi, nel mistero di una comunione donataci. Grazie, grazie Suor Luciana. Allora Paola, Simone, ti chiediamo il dono della sintesi, visto che sei un giornalista e dunque sai che i tempi televisivi sono un po' tiranni. Quali appuntamenti per questa settimana santa appena iniziata su Radio Orantes? Ah, possiamo dividere la settimana santa di Radio Orantes in due parti, perché fino al mercoledì santo alle ore 16 offriremo degli spunti di riflessione proprio sul mistero pasquale, sul mistero della passione, morte e risurrezione del Signore, tramite appunto l'ascolto di padri e madri del monachesimo, ma anche grazie a figure di riferimento del panorama ecumenico. Poi chiaramente cuore di tutto l'anno liturgico e quindi anche delle trasmissioni di Radio Orantes, poi sarà appunto il trido pasquale. Sicuramente saranno trasmesse in diretta su Radio Orantes le celebrazioni del trido pasquale, sicuramente quella del Giovedì Santo alle ore 18:30 con la messa in Cena Domini e poi la mattina, chiaramente ogni mattina del Triduo Santo saranno trasmesse le diverse ore liturgiche Bene. della preghiera monastica. Il venerdì santo ci sarà l'azione liturgica della Passione del Certo. Signore alle ore 16 e poi il sabato santo, dopo appunto la consueta celebrazione dell'Opus Dei, alle ore 21 la veglia pasquale e la Bene. domenica di Pasqua la celebrazione solenne. Ricordiamo anche velocemente il sito internet, Simone, di Radio Orantes. Sì, allora il sito, allora, intanto il podcast di Radio Orantes è Benedettine di Lecce trattino alto Radio Orantes. E poi c'è il sito del monastero www.benedettinedilecce.it, alla sezione preghiera radio, è possibile cliccare proprio su questa finestra che adesso sta andando in Ecco onda qua. e poi collegarsi per vedere ascoltare tutti gli altri episodi. Bene, Simone, grazie, grazie Grazie per di essere stato cuore. con noi. Buona Grazie a settimana voi, grazie santa. Paola. Grazie a voi. Buon Ciao, lavoro. Suor, tanti auguri. Ciao anche a te, Grazie grazie a Simone Stefani, giornalista e speaker radiofonico, nonché membro appunto dell'Uxi Puglia. a voi. E allora, Paola, da un giovane ad una giovane, perché subito dopo avremo in collegamento con noi la dottoressa Giusy Russo che ci racconterà questa esperienza di dono sia dal punto di vista personale che professionale. Andiamo in pubblicità e poi ancora insieme.